Ciao a tutti, siamo al primo piano della nostra concessionaria Centro Caravan Bonometti di Altavilla Vicentina, dove abbiamo una vasta scelta di camper. Ne abbiamo oltre 100 di nuovi, per non parlare degli usati, quindi venite a trovarci per vedere quanti veicoli abbiamo in esposizione. Ma comunque siamo qui oggi per parlare di un veicolo molto particolare, un veicolo molto bello e dalle dimensioni ultracompatte. Adesso lo guardiamo insieme. Si chiama Leica EcoVip L2009. Il veicolo, come dicevamo, è un veicolo compatto perché è lungo solo 6,59 m, è largo 2,25 m con un passo di 2,96 m. Ma adesso, quando saliremo dentro e lo guarderemo insieme, vedremo che, nonostante le dimensioni siano compatte, dentro gli spazi sono molto generosi ed è adatto sia alla coppia che cerca un mezzo compatto ma che mi dia, diciamo, il comfort di interni, ma anche alla famiglia, perché pur essendo ancora, ripeto, un veicolo piccolo, ha comunque il suo letto basculante, ha comunque il bagno con un sistema che poi vedremo, che ha la doccia separata, insomma, ad esempio anche il garage. Ripeto, su un camper così, guardate il garage che abbiamo, guardate che dimensioni che ha. Quindi è un garage molto spazioso, che oltre che le moto ci stanno dentro biciclette, quello che vogliamo, perché vi accendo le luci. E abbiamo anche lo scarico delle ghigliottine elettrico e anche il garage è riscaldato. Come è riscaldato il doppio pavimento, che vi chiedo di venire con me a vedere. È un doppio pavimento passante, dove nel doppio pavimento alloggiano anche il serbatoio delle acque grigie. Quindi questo è un veicolo che è adatto a qualsiasi stagione e a qualsiasi temperatura. Come vedete, doppio pavimento passante. Quindi, dicevamo, massimo comfort anche interno. Il veicolo è su una meccanica 6 final, quindi l'ultima generazione dell'antinquinamento. Abbiamo anche gli oscuranti remiss, come si può vedere, e la meccanica completa di cruise control, traction plus, il descend, insomma, non manca niente su questo veicolo. Andiamo però a vederlo dentro e guardiamo insieme, come dicevamo, che spazi abbiamo su un veicolo di queste dimensioni, insomma, che sono, come dicevo, sono spazi molto importanti. Appena si sale, troviamo subito di fronte a noi una bella dinette a L con di fronte un divanetto. I due sedili si girano entrambi, sia guida che passeggero. Abbiamo un bel tavolo circolare che permette anche il passaggio molto comodo dalla cabina alla zona giorno. Sopra la cabina troviamo una bella finestra ariosa e luminosa. Luminosa certo perché entra luce, ma anche ariosa perché appunto la finestra si apre. Ogni finestra e oblò che troviamo su questo veicolo ovviamente ha il suo oscurante e la sua zanzariera. Abbiamo le botole di accesso al doppio pavimento. Qua viene alloggiata la batteria, servizi, e qua questo è spazio utile. E nelle botole posteriori abbiamo l'accesso al serbatoio delle acque grigie. Questo è il piano cucina, con anche un piano d'appoggio. Ricordiamoci sempre che stiamo parlando di un veicolo lungo 6,59 m. Per quello dicevo che, se uno lo guarda attentamente, quando è dentro rimane un po' basito e stupito, dice: mamma mia, il mezzo molto compatto, però che bei spazi che abbiamo. Quindi abbiamo dei bei letti gemelli con la possibilità di unirli e creare un grande lettone. L'accesso ai gradini è dato dal, scusa, l'accesso al letto è dato dai gradini molto comodi, gradini contenitori. Il momento in cui andrò a unire il letto con fare un lettone, se decido di unirlo, allora in quel caso utilizzerò la scaletta, altrimenti questi sono i gradini. Qua abbiamo due spazi di stivaggio, sia qua che l'armadio dalla parte di qua. Personalmente trovo molto bello ed elegante anche l'interno, sia del colore del mobilio, che è questo colore pero toscano. Leica fa due linee, fa la linea Rover e Mocha e la linea pero toscano come mobilio. Questo è il pero toscano che personalmente a me piace tantissimo.
abbinato all'accatto panna dei pensili, che si aprono tutti senza maniglie esterne. Guardate la luminosità, come sono fatte anche tutte le luci LED che abbiamo, i profili. Leica punta molto sull'illuminazione interna del veicolo, sul fatto che sia molto gradevole, insomma, ecco. Dicevamo, cucina in linea con il piano d'appoggio. Abbiamo tre fuochi con il lavello che ci fa anche da tagliere. Sotto un frigo trivalente con la doppia apertura sia a destra che a sinistra, e ha la sua celletta freezer. Anche il bagno interessantissimo, come dicevamo, perché su questo veicolo qua abbiamo comunque una possibilità di avere anche il bagno con il sistema vario. Quindi, agendo sullo spostamento di questa parete, viene fuori sia un bagno grande che una doccia grande. Nonostante il veicolo sia di dimensioni compatte, non poteva mancare il letto basculante, che adesso vi faccio vedere. Nonostante le dimensioni compatte, il veicolo ha anche un bel letto basculante singolo che scende sopra la zona giorno. Sopra il letto basculante abbiamo l'oblò 40x40 e tranquillamente lo possiamo alzare utilizzando questo pulsante qui. Allora ditemi, il veicolo è stupendo o no? A me personalmente, come dicevo, piace tantissimo. Scrivetelo sotto nei commenti e fateci sapere cosa ne pensate. Vi ringrazio e vi aspetto per nuovi video.